Questo non ci voleva. Ora l'altro. Posso prendere gli stivali? Sì, sono tuoi. Grazie. Andiamo! Non hai trovato la lettera? No. Quante volte devo ripeterlo? Hai cercato bene. Gli abbiamo tolto anche gli stivali. Abbiamo guardato dappertutto. La lettera non c'era. Sono sicuro che l'ha data a qualcuno di cui si fida. Allora, Basilio? Il signor Alberto ci ha risparmiato la fatica. Non è possibile. Sì, l'hanno assalito in treno, non ha potuto far niente. Guarda, gli ho rubato il sombrero. Ti sto molto maledizione. Bene. Adesso Andrea sa che non c'era niente in quella busta. Basilio non portava con sé la lettera. Che cosa? Sei sicuro che Basilio non abbia visto Alberto? Non credo. Quando lui è arrivato, quel bastardo era a terra. Che diremo a Castaldo? Che il signor Andrea ci ha preceduto? No. Secondo me continueranno a cercarla. Io propongo di farlo fuori. Basilio? Sì. Così quando troveranno la busta non potranno far niente. Che ne dici, Juan? Non abbiamo mai ucciso a tradimento. Non sarà a tradimento, voglio sfidarlo. No. Ora è meglio aspettare. Sicuramente Basilio andrà a parlare con Castaldo. Poi vedremo come reagirà. Bene, io vado. Buonanotte. Buonanotte. A domani, Juan. Chi è stato? Tre farabutti che mi aspettavano fuori. Che cosa vi hanno rubato? Il denaro, gli stivali, il sombrero. Che miserabili! Anche la lettera? No. Che fortuna. Io credo che dovreste affidarla a qualcun altro. Perché? A te che importa? La padrona ti ha detto qualcosa? A me no, però l'ho sentita parlare con il signor Andrea. E che dicevano? Che era necessario sottrarvi quella lettera alla prima occasione. Quando li hai sentiti? Ieri. Non saranno stati loro a ordinare che quelli mi aggredissero? I padroni. È chiaro. Mi sembrava strano che il signor Andrea mi ordinasse di andare a comprargli dei sali digestivi. Ce n'erano in cucina. Zio, datemi ascolto. Dovete salvaguardare quella lettera. Perché non l'affidate a me? Io so dove nasconderla. Com'è cambiato, Marcello, non è vero? Sul serio? È un'altra persona. Deve aver avuto un'infanzia molto infelice. Posso immaginarlo. I nonni che odiavano a morte suo padre. La madre umiliata, lontana dall'altro figlio. Com'è possibile che vostro marito Giovanni sia stato così crudele con sua madre? Non lo so. E penso che abbia perdonato voi perché si era pentito. In un certo qual modo voleva riscattare il male che aveva fatto a sua madre. Marianna, anche se rimarremo a San Paolo, non significa che intendo darti il mio permesso di continuare a vedere Juan. Perché? Perché cadresti nel ridicolo, figlia mia. Lui non ti ama. Ed è umiliante per una ragazza manifestare interesse per un uomo che non può corrisponderle. Non è vero che non mi corrisponde. Al contrario, sente per me molto affetto. Prova affetto per te, solo perché sei la figlia di Nicola. Marianna.
Se mi consenti, questa tua decisione è troppo azzardata. Ma è l'unica soluzione che mi resta. Potresti venire a vivere a casa nostra. Mia madre ne sarebbe felice. Te ne sono infinitamente grata, ma non voglio. Non insisto. Va bene, come vuoi tu. Però, se non ti dispiace, vorrei accompagnarti. Non ti preoccupare. Al mio ritorno ti racconterò tutto. Ma essere lì con te è un'altra cosa. Quando mi ha detto che forse eravate stato voi a ordinare di aggredirlo per rubargli la lettera, sembrava molto spaventato. Ma la lettera l'aveva con sé? Mi ha detto di no. Ma conoscete mio zio? Aveva ragione. Li avete mandati voi quegli uomini? No. Forse non ho compreso bene, ma se volete torno a domandarglielo. Di a tuo zio di venire qui. Sì, signore. Credevo che dopo ieri notte te ne saresti andato immediatamente. Allora siete stato voi a mandare quegli uomini. Hai avuto soltanto quello che meritavi. Immagino che adesso sarete contento. Ti riferisci alla lettera? La portavi con te? Dove? Nel sombrero. Quale sombrero? Il mio. Io non ho visto nessun sombrero. Stai mentendo. Andrea, per favore. Questa storia va chiarita. L'hai rubata tu. Ti ho detto di no. Se questo miserabile l'aveva nel sombrero, chissà dove sarà finita adesso. Dove l'avevi nascosta? Nella fodera. È così. Lurido bastardo! Vattene! Fuori da casa mia! Non voglio più vederti! Levati dai piedi! Sparisci! Ti avverto che se mi stai mettendo... Ora basta, Andrea! Come potevo sapere che quella lettera era nascosta in quel sombrero? E poi io non l'ho visto. Quando sono arrivato era già scomparso. Allora l'hanno preso quegli uomini. Per l'ultima volta no! Probabilmente non te ne sei accorto. Bisogna agire presto. Ti rendi conto che quella lettera potrebbe essere dovunque. Il Guercio dice che dalla reazione di Alberto sembrava che Basilio non avesse con sé la lettera. È quello che spero. Perché se hanno trovato la busta senza la lettera, gli chiederanno spiegazioni. Ed è logico che immagineranno che l'abbia Castaldo. Pensavo che se Beatrice tornasse a vivere con me, quella lettera non avrebbe più importanza. Invece ne ha e tanta. Sono le ultime volontà di tuo padre. Se non interessano a te, interessano a me. Deve essere lei. Buongiorno, signor Nicola. Come state? Bene, grazie. È un piacere vedervi, Beatrice. Accomodatevi. Buongiorno. Il tuo braccio come va? Meglio. Sedetevi. Grazie. Anche tu, Juan. Ti ringrazio per avermi aiutato con il giudice. Di niente. Bene. Questi sono i documenti in base ai quali Juan vi cede la casa. Dove devo firmare? Qui. Bene. Ora la casa è vostra, Beatrice. Quando la cessione sarà effettiva, vi avviserò. Siete molto gentile. Ti sono grata, Juan. È stato un gesto molto generoso da parte tua. Te ne vai? Sì. Ho bisogno di parlarti. Non ho niente da dirti. Ti prego. E va bene.